siamo ritrovati quest'oggi a Spazio Città facciamo il punto della situazione politico-amministrativa di Barletta, città nella quale è in corso da diversi, da molti mesi, da troppi mesi una verifica sullo stato dei luoghi, una verifica che ancora non si conclude nonostante... Eh, sembrasse che e sembra che si sia in, uh, in dirittura d'arrivo. Tant'è che eh, noi tradizionalmente, Spazio Città conclude l'ultima trasmissione dell'anno, ha come ospite il sindaco di Andria, la prima trasmissione dell'anno nuovo, ha come ospite il sindaco di Barletta. Eh, Quest'anno non abbiamo rispettato questa tradizione perché abbiamo. Rinviato la presenza di Pasquale eh, Cascella eh, a un momento successivo alla conclusione di una verifica, una conclusione che appariva eh, appunto imminente. Invece è trascorso eh, tutto gennaio, adesso è cominciato febbraio e ancora non si viene fuori, nonostante sull'ultimo eh, tavolo, sull tavolo politico eh, si fosse raggiunto un accordo sulle deleghe e eh, sembra... Eh, si debbano dare soltanto eh, i nomi degli assessori che sono stati, eh, sarebbero stati eh, tutti quanti eh, già decisi. Il sindaco, oltretutto, nella giornata di lunedì ha riunito per l'ultima volta la eh, vecchia giunta, eh, il che fa pensare che sia pronto per varare la nuova. Invece siamo ancora... Eh, bloccati, allora per fare il punto della situazione abbiamo inviato, ma, invitato Marcello Lanotte che è stato assessore sino a ieri eh, che è espressione di scelta civica, partito con il quale è stato il uh, primo degli eletti alle ultime amministrative, Dario Damiani che dorme qui, eh, che è consigliere comunale di Forza Italia eh, a Barletta. Grazie. La tessera del PD. No, no, no nessuna tessera, no. E eh, Maria Campese è consigliere comunale di Sinistra Unita, lista eh, che alle ultime amministrative aveva messo insieme tutte eh, le sensibilità della sinistra, ma che poi nel corso eh, del tempo è esplosa e. Eh, una dei fatti che è accaduto nel corso di questa verifica è che Maria Campese e un altro consigliere comunale Doronzo sostanzialmente sono stati fatti fuori dalla maggioranza. Allora, questa è la situazione di partenza. Marcello, che cosa state aspettando? Io credo che non si stia aspettando granché se non uh, la definizione insomma, di quelle che possono essere le ultime questioni rimaste sul tappeto. Eh, certamente le, la tempistica l'ha detta chi per legge è il soggetto deputato a nominare la Giunta che è il sindaco, il quale eh, voglio dire, ha visto rispettate tutte le prerogative che gli vengono riconosciute dal testo unico, nella misura in cui eh, i nomi che gli sono stati forniti per ciascuna forza politica non sono stati secchi, bensì sono state indicate delle rose di nomi in base alle quali il sindaco poi ha individuato quelle che erano le, per, le personalità che in qualche modo a suo avviso fossero più rispondenti a quelli che erano i ruoli che lui è andato o andrà, Beh, insomma, o meglio, cerca, andrà ad attribuire. Circa le rose, no? diciamo che la rosa l'hanno presentata soltanto il Partito Democratico mm. e in qualche modo i fratelli D'Amato, gli altri... Diciamo, erano rose a un petalo rispetto agli altri è chiaro che eh, alcuni, alcune forze politiche alcuni movimenti avevano diciamo, da poco penso per un attimo la buona politica cambiato il proprio assessore quindi anche per un discorso di eh, continuità, di fiducia appariva diciamo, in qualche modo eh, poco opportuno provvedere ad una sostituzione noi per esempio, pur essendo io, essendo io dimesso dal Consiglio Comunale, abbiamo riaggiornato il criterio che all'indomani della mia indicazione avevamo affermato, che è quello dell'indicazione di, della disponibilità di tutti gli eletti, proprio per garantire la massima eh, facoltà e la, il massimo coinvolgimento di tutti i soggetti che hanno messo in campo al, durante le elezioni la propria candidatura. Questo al fine di consentire a tutti di dare anche un senso più completo. La propria partecipazione alla competizione elettorale. Il Partito Democratico ha dato delle ruse dei nomi, eh, Iniziativa Democratica, già Centro Democratico ha dato delle ruse dei nomi, eh, mi pare abbia fatto lo stesso diciamo quella parte della Sinistra Unita che eh, è, ha continuato a portare uh, avanti. Che non è il ministro, io capisco Vabbè, il risentimento no, della, no, del Consigliere Campese, però io credo che la politica barlettana già sta assistendo diciamo, ad io, uno spettacolo poco edificante. No, chiedo scusa: su questo, eh, ingegnere, eh, io eh, da sempre vivo la difficoltà delle rotture all'interno delle, delle forze politiche. Eh, e sono situazioni nelle quali eh, ho sempre cercato di non infilarmi, nel senso che eh, si riporta quella che è la dialettica, ma riguardo i riconoscimenti, diciamo, eh, non siamo noi che dobbiamo decidere chi è Sinistra Unita e chi non lo è più, eh, ci atteniamo a quella che è una cosa eh, insormontabile. C'è cioè la volontà popolare. Se uno è stato eletto sotto un simbolo, no? noi abbiamo avuto poi dei casi clamorosi a Barletta ma di chi è stato eh, democratico di sinistra anche quando i democratici di sinistra si sono sciolti. No? Sì, ma eh. deve continuare a riconoscersi in quella lista, nel momento in cui un esponente eletto in Sinistra Unita, si firma come Puglia in più che non ha partecipato alla costituzione di Sinistra Unita e fuori. Lei dice si pone, si pone fuori, fuori, fuori. È. È fuori. Però chiaro. ecco, voglio ricordare che quando ci sono state le trasformazioni dei partiti, penso ad esempio eh, la più importante, la trasformazione del PC in PDS, i gruppi allora, parlamentari hanno continuato a chiamarsi PCI PDS, cioè non, perché erano storia. stati eletti sotto il simbolo del TG quella è un'altra storia, qui, qui stiamo parlando di trasformismo stiamo allora, parlando di altro No, io proprio partendo da questo diciamo spaccato che abbiamo visto in questi ultimi minuti eh, vorrei rappresentare proprio quella che è stata la difficoltà in qualche modo di trovare il bando della matassa, io non metto in discussione perché non sono un giudice né tantomeno la responsabilità per dire da che parte sta la ragione però comprendiamo bene il fatto che queste divisioni, queste situazioni di fibrillazione all'interno dei partiti che compongono la coalizione e che riguardano tutta la politica barlettana, perché diversamente diciamo, rappresenteremo un quadro non corrispondente alla realtà, eh, determinano appunto quelle frizioni. Io ribadisco non sono nelle condizioni di dire da che parte sta la ragione perché io penso che non sia questo quello eh, che interessa questa però città. Diciamo, però eh, mi rendo conto poi... del fatto e concludo. Che eh, quando si devono fare il compiere delle scelte amministrative eh, che riguardano diciamo, la strategia, la visione di una coalizione è chiaro ed è evidente che a prevalere nell'ottica della dialettica interna alla composizione di una maggioranza o alle scelte da fare, si individuano come interlocutori principali i soggetti che in qualche modo rappresentano più affinità politico-programmatiche al resto della coalizione. Ora, questo è quello che è accaduto. Capisco le doigne di persone. Però adesso Campise, diciamo perché però, poi sentiremo avremo modo Non, non voglio farmene diffuso. ad occupare io di questa ecco, vicenda. Diciamo. No, voglio però, diciamo, eh, tornare sul punto eh, che ci ha indotto a, a, fare questa, eh, a dedicare questa trasmissione alla situazione di Barletta. C'è stata la richiesta di aprire una verifica e di azzeramento della giunta, quindi di ridare l'esecutivo. Io adesso non voglio stare a ripercorrere questa storia lunghissima e per molti versi stucchevole. Sta di fatto che a un certo punto quelli che sembravano gli scogli più duri da superare, cioè la ripartizione numerica degli assessorati, quindi la trasformazione poi di giunta da tecnica a politica, la ripartizione degli assessorati, e' l'assegnazione, la ricomposizione, eh, la ristrutturazione delle deleghe e poi l'assegnazione delle deleghe ai vari partiti che era la cosa più difficile da fare. A un certo punto si è concretizzata. A questo punto stanno soltanto da indicare, avete le priorità programmatiche, il documento da sottoscrivere, eccetera, eccetera. Adesso sta da nominare la giunta e siamo 0 a 0. Perché siamo 0 a 0? No, ha detto, ah. uh, credo, Questo, diciamo, perché credo che l'opinione pubblica siano... è abbastanza mm. stranita. Io credo che ci siano diciamo, uh, gli ultimi dettagli da definire e eh, sono convinto che il sindaco tra la giornata di oggi e quella di domani riuscirà mm. a definire anche questi aspetti. Eh, dopodiché è chiaro che uh, non c'è una messa in discussione dell'amministrazione Cascella. C'è la ridefinizione di un equilibrio politico che partoriva un'aggiunta, come ha detto lei, di tecnici, come diciamo noi invece politica. Che era necessaria all'indomani di una conclusione traumatica di un'esperienza amministrativa. Era, diciamo, come posso dire, una sorta di periodo di quarantena da scontare per disintossicarsi di, tutti, di tutte le tossine che avevano afflitto il corpo politico al momento della conclusione dell'esperienza della giunta precedente. Allora, Damian, voi dall'opposizione diciamo. No, eh... Calziamo eh. per quello. Che, che, che riusciamo e che comunque facciamo, l'abbiamo fatto anche eh, in queste settimane con delle, diciamo, eh, usando anche un po' di, di, di satira attraverso diciamo, dei manifesti 6x3 proprio per, per dare voglio dire, alla fine anche uno scossone, perché mesi fa eravamo sempre in questi studi, dottor Straniero con altri ospiti, ma sempre ospiti eh, di maggioranza e di opposizione, e io insieme a un collega, eh, espressione della maggioranza della buona politica che era di Cataldo, condividevo il fatto che sarebbe cambiato ben poco, perché mesi fa, non so se era ottobre o novembre, eravamo qui a dare l'inizio della verifica del rimpasto e sia di Cataldo che io condividiamo il fatto che alla fine si sarebbe in brevissimo tempo risolto ben poco. O se il rimpasto ci sarebbe stato, e cosa che ancora ad oggi non c'è stata, alla fine non è che sarebbe stata gran cosa, perché poi... Tra rose di nomi o, o altre verifiche di altro genere, il tutto ruota sempre intorno agli stessi nominativi. Quindi io non so di che rimpasto parliamo. Se poi alla fine chi farà l'assessura a malapena sarà una persona in più, una posizione in più del Partito Democratico, eh, che quindi indicherà una persona nuova, mentre per il resto c'è solo uno scambio di deleghe, che secondo me è anche diciamo, una questione secondo me, sbagliata. Perché se qualcuno ha cominciato a lavorare, e io lo posso dire anche per esperienza diretta, se qualcuno ha cominciato a lavorare con in un, in un settore con un ramo con delle deleghe, secondo me, deve continuare in una squadra che funziona. Perché se la squadra di centro-sinistra, la maggioranza di centrosinistra e la Giunta funzionavano, bisognava andare avanti su quella strada. Ognuno doveva continuare a portare a termine il lavoro che ha iniziato nei cinque anni in quello che è il programma amministrativo che si sono dati, che hanno portato all'attenzione degli elettori e per i quali hanno chiesto i voti agli elettori. Mentre quello che è in atto, come dicevo, questo rimpasto, questa verifica. Si parla da mesi, si parla dall'inizio della legislatura, diciamolo francamente: perché quando il sindaco Cascella è venuto a Barletta ed ha insediato la prima giunta, dove vi erano personalità, dal Lorenzo Chieppa al professor Villani, vi era diciamo, una componente tecnica a Giussi Caroppa. Oggi questi elementi sono già cambiati, non c'è più. Quindi, una trasformazione in corso d'opera già c'è stata. Mentre adesso è in atto proprio non soltanto diciamo, una vera, un vero e proprio cambiamento, ma veramente una, una vera e propria trasformazione politica, perché ci sono, e è anche presenti in questi studi, una componente che è quella di sinistra unita, una parte di sinistra unita che nella maggioranza oggi non si riconosce più, la lista insieme per cascella, cioè la lista del candidato sindaco stessa che non esiste più e che non ha più una rappresentanza in Consiglio Comunale perché i due consiglieri eletti Mazzarisi e Calabrese sono, sono già usciti e poi si aspettava si aspettava che diciamo, in maniera benefica arrivassero i socialisti in sostegno, ma da quel che pare e da quello che leggiamo dai documenti politici, al momento i socialisti non vogliono diciamo, entrarci in questa eh, maggioranza, ma soltanto stabilire degli accordi che riguarderanno poi il futuro prossimo del centro-sinistra. Quindi non vi è in atto soltanto un cambiamento, ma vi è in atto una vera e propria trasformazione politica. Io voglio ricordare gli slogan della campagna elettorale di Cascella, dal codice etico, parentele, affini, eh, giunta eh, con anche dirigenti, tutta una serie di cose, no al familismo, no al trasformismo, invece oggi prendiamo atto che quando c'è stato qualcuno che diciamo, dall'opposizione uh, ha cercato e sta cercando voglio dire, di entrare in maggioranza, allora per questa gente si è messa anche i tappeti rossi, il sindaco ha benedetto diciamo, questi passaggi dalla minoranza alla maggioranza. Mentre quando è successo per alcuni componenti della maggioranza che hanno abbandonato e eh, non è che sono passati all'opposizione, attenzione, si sono dichiarati indipendenti, allora per quelli c'è stata la scomunica papale, quei soggetti, quei consiglieri hanno tradito il mandato elettorale e no. Non è che esista un trasformismo di comodo, quando è in entrata allora fa comodo e, e va bene e quei consiglieri sono delle brave persone politicamente, ma quando invece è in uscita eh, qualcuno si dichiara indipendente. E oggi ne faccio anche una questione, secondo me, di numeri. Oggi diciamo, i numeri eh, non sono più quelli assolutamente di un tempo perché tirati fuori i quattro consiglieri con sì, i socialisti diciamo che non entrano, numerica, avremo, avremo modo, delle difficoltà con quelle che certo sono anche ehm. le famose fibrillazioni presenti mm. all'interno del Partito Democratico. Quindi noi stiamo denunciando con forza. Ecco perché, e spiego, concludo diciamo, questo mio primo intervento anche con il discorso del, del, del manifesto. Dove vado diciamo, al sindaco? Perché è chiaro che eh, diciamo, è una scelta lui oggi la deve fare. Se vuole continuare oggi su questa strada, se vuole continuare a vivacchiare, allora a breve nominasse la nuova giunta resta a Barletta come se dire, fosse di, di, diciamo, di, quello di fare il sindaco un posto fisso da mantenere a tutti, a tutti i costi, non è assolutamente così, mentre diciamo, firmare le dimissioni significa per lui ritornare, ritornare a Roma e quindi diciamo, lasciare la città al libero voto di quello che è il voto, come dicevamo, poi democratico degli elettori che dovranno quindi riscrivere diciamo, una nuova pagina per il futuro di Barletta va bene, tanto rivince il centro-sinistra no, non ci sono problemi, ma rifacciamo le elezioni sì. Maria Campese no. diciamo perché Damiani poi io non che vedo finisce. tutto questo centro-destra organizzato diciamo, in questa situazione eh, io apprezzo il tentativo Noi, di coinvolgere anche da parte sua altri esponenti che vengono, diciamo, eh, alle iniziative un po' meno in consiglio comunale, diciamo però alle iniziative viene la telecamera ah, per fare l'intervista, Moggi Giraude Bettega e, e diciamo, no, però poi c'è il Consiglio un... Comunale. Eh, eh, Maria Campesi, allora diciamo che l'unico effetto, considerando che qui si va verso la conferma di sei assessori su nove. Vabbè, perché poi questo è con Questa il è cambio delle deleghe, che io ironizzai. Io capisco che l'ironia dà molto fastidio. Uh, soprattutto a qualche soggetto particolarmente suscettibile diciamo, quella cosa mi diverte molto uh, feci il pezzo, un pezzo dove parlavo del, uh, uh, del borbonico fac 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 facita muina sì. no? e, e diciamo c'è il cambio delle deleghe io vado qua tu vieni là eccetera eccetera e però sostanzialmente sei assessori su nove poi si tratta di sostituire eh, la Caroppo che si era dimessa, eh, c'è la staffetta tra la Sala e la Franca Bandiera, alla fine il problema era Torino-Rizzi. Cioè, devo dedurre in conclusione che il problema della vecchia amministrazione era Torino-Rizzi, diciamo, che è l'unico che... Eh, mm. e non è, anche, non è neanche detto eh, che eh, sia sostituito. Quindi diciamo l'unico effetto al momento è stato quello di tagliare, la, eh, di tagliare due consiglieri eletti con la sinistra del, dello schieramento. Perché siete stati fatti fuori? Intanto questa è una domanda che bisognerebbe rivolgere al sindaco eh, al, PD, al PD e anche a tutte le forze politiche satelliti del PD che non hanno detto una parola rispetto a questa no. operazione. Noi abbiamo fatto un percorso perché noi siamo una forza politica leale, abbiamo sostenuto lealmente la coalizione, abbiamo introdotto elementi di critica, ma sempre con lo spirito costruttivo. Abbiamo lavorato con gli altri partiti della coalizione per rilanciare l'amministrazione. Noi abbiamo operato in buona fede, eh, ritenendo che di poter dare un contributo a che questa amministrazione, perché noi diciamo un'amministrazione di centro-sinistra ci abbiamo sempre creduto, quindi il nostro apporto, il nostro contributo andava nella direzione di eh, rilanciare l'amministrazione. Per rilanciare l'amministrazione abbiamo fatto tutto un percorso di mesi, la rimodulazione delle deleghe è stata fatta con il nostro contributo, sostanziale perché c'erano delle deleghe che erano proprio accorpate in maniera che non si capiva come e perché dopodiché abbiamo anche detto siamo a metà mandato due anni e mezzo sono andati già via capiamo degli indirizzi di mandato quali sono gli obiettivi più importanti che ci prefiggiamo dopodiché lavoriamo su quelli e approntiamo una squadra da un punto di vista dell'apparato amministrativo, della giunta, eccetera, in grado di portare a casa quegli obiettivi. E quindi eravamo a quel punto. A un certo, a un certo momento, non so cosa sia accaduto, ma il sindaco e il PD hanno deciso che Sinistra Unita doveva andare fuori dalla coalizione, l'hanno deciso loro con l'ingresso dei socialisti. Ora, se non è un'operazione trasformistica questa, quando parliamo di tasse di cosa parliamo? È stata proprio la mutazione politica della maggioranza, e dirò di più, dirò di più. Noi siamo in una situazione in cui noi siamo... Ci siamo impegnati con il nostro elettorato e continueremo a impegnarci a portare a casa gli obiettivi che negli indirizzi di mandato sono scritti, per cui noi siamo vincolati a quegli indirizzi di mandato. Quindi noi non è che faremo opposizione, noi siamo rimasti dove eravamo. Noi eravamo in coalizione, vincolati a quegli indirizzi di mandato e rimaniamo lì. Chi è uscito dalla coalizione sono gli altri partiti, il sindaco, il PD e gli altri partiti hanno tradito quel patto con gli elettori. Quindi è di questo che dovranno dare conto. E di questo, diciamo, rispetto a questo noi staremo a fare il nostro ruolo in consiglio comunale, dando il nostro apporto e denunciando laddove ci dovessero essere stravolgimenti di quello che è stato il patto elettorale con gli elettori negli indirizzi di mandato, quindi portando in consiglio se dovessero portare in consiglio comunale degli atti che non sono in linea con gli indirizzi di mandato votati dallo stesso Consiglio Comunale, è chiaro che lì noi faremo la nostra battaglia. Quindi. È solo un fatto politico? Non perché so. No, io non... Roberto, lei stessa si... ha, ha sottolineato come... Dice, ma alla fine noi avremmo anche potuto firmare il documento, perché non c'è stato... Un dissenso nei contenuti del documento, ma diciamo sull'ispirazione, cioè mancava qualunque riferimento alle forze di sinistra. E alla domanda oh. rivolta al sindaco, se si poteva emendare il documento, il sindaco da capo dell'amministrazione cosa fa? Mette la freccia e dice: bisogna chiedere al PD se si può emendare, perché siamo a questi livelli. Allora, Beh, allora, un aveva capo, un no, no, allora, un capo dell'amministrazione ha il dovere e l'obbligo di fare il capo dell'amministrazione e quindi di indirizzare i processi. E io sono convinta che in questa partita Cascella ha fatto la sua parte. Lì sì è stato capo dell'amministrazione perché ha deciso in maniera scientifica di far fuori Sinistra Unita. Per, per inglobare i socialisti e per uniformare il quadro cittadino al quadro nazionale, perché cioè, non ci prendiamo in giro, insomma, alla fine, alla fine il trasformismo. Mi consegno, diciamo, io ho una pubblicità che incombe, però io su un aspetto, mi permetto di insistere. Un'amministrazione comunale di... Eh, ha una componente ideologica più limitata rispetto già a un'amministrazione regionale che è più politica o a un governo nazionale. Tant'è che Quindi, noi diciamo, siamo stati anche in opposizione si tratta, si, tratta, eh, si tratta di eh, atti amministrativi. È sugli atti amministrativi che può esserci il consenso e il eh, dissenso. Eh, su questo, diciamo, che cosa sarebbe successo? Io eh, un sindaco e una maggioranza eh, che eh, decide di essere così, di essere masochista e di dire io mi tolgo due. Eh, no, due consiglieri fatto, e divento presidente no. no. però posso socialisti poi ci sono, no, diciamo, anche, deve, dalle, dall ci sono tanti transfughi anche dall'opposizione ci sono tanti transfughi che già sono che approdati sono e che uno. continueranno ad eh, approdare quindi anche a livello di tempo ma al di là di questo eh, rappresentata cosa ha parlato quanto gli altri due ma io no, non ma faccio no, il no, cronometrista faccio il giornalista il motivo per cui non faccio dibattiti in campagna elettorale perché io faccio il giornalista e non il cronometrista era chiaramente una battuta, sì, certo. ma al di là di questo aspetto, raccontata così chi ci ascolta probabilmente non riuscirebbe ad avere la cognizione piena di quello che è accaduto, perché a questo punto direbbe resta un mistero l'esclusione mm. di una parte di un partito. Che cos'è accaduto? Invece, in realtà, diciamo, bisogna raccontarle tutte le cose per quelle che sono. Ora, ferma restando la lealtà politica della, del consigliere Campese e dell'altro consigliere, su cui diciamo, eh, nessuno si permette di entrare, perché mi pare un fatto notorio. Quello che diciamo, determinava anche una frizione alla realizzazione degli indirizzi amministrativi era la continua messa in discussione di alcuni provvedimenti perché ce le dobbiamo dire tutte le cose, senza mancare di rispetto a nessuna forza politica. C'è un conflitto latente all'interno di quella forza politica anche rispetto alla rappresentanza, anche rispetto alla necessità di essere più rappresentati e quindi si è creata una discrasia, un cortocircuito tra il loro rappresentante nella Giunta no, e il rappresentante del Consiglio Comunale. Cioè interando. se e mi viene sicuramente piantata sicuramente. la polemica, no mi scusi, così terminiamo e diamo cognizione sì, di quello che è accaduto. Se mi, viene data, se mi viene fatta polemica su una delibera che viene portata in giunta il 30 di dicembre, che riguarda l'impianto di selezione, che è un obiettivo che rientra nelle linee di mandato, che è un obiettivo che consente al comune di Barletta di essere leader nell'ambito della gestione e della trattazione dei rifiuti, Vabbè, questo poi lo vediamo, perché i soldi quantomeno ci stanno da, dal finanziamento regionale e noi ci siamo di diciamo, impegnati a fare i mutui. Perché il Comune che di Barletta, visto che vi piace parlare tanto di obiettivi realizzati, è, è uno dei pochi comuni che, che non, non ha ambito. indebitamento, è uno dei pochi comuni che beh, ha i conti appositi diciamo, no, Ma i, i mutui sapete fare. Eh, beh, no, aspettiamo, eh, diciamo, no, scusate, aspettiamo devo, te quando arriverai tu ad amministrare, eh, eh, vedremo se tu li saprai fare. Per ora ti devi accontentare di noi. Quindi se si pianta in belle. Legno, non se ne no, fanno Marcello io mi rendo conto. No, diciamo parlando, che io no, no, non ho. Non... Non... Allora, ecco, ecco, non si fanno delibere senza. Siamo arrivati si fanno C'è uno che fa il grillo parlante, parlante senza avere una proposta conclusiva. Delibere senza. Chi, chi, soldi, in soldi, no, non, non si fanno. Questa è la mia domanda. Ringraziate i cittadini di Barletta. Ho la necessità di andare in pubblicità. Non vi accavallate. Però concluda. Deve concludere. Deve concludere. Mus, finora lo fai concludere. tu perché, diciamo, Fate fino a quando parlate parlare, senza avere i numeri in Consiglio Comunale perché non vi no, piace stare la in lì? Senza farmi concludere, abbiate pazienza. Allora, allora. diciamo rigettando le polemiche, sì. perché a me non piace sì. fare polemica, piace parlare con i fatti. Stavo dicendo quando si pianta una polemica politica sull'impianto di destinazione sì. facendo pensare chissà quale diciamo, grave consumo del territorio sia stato realizzato con una polemica Dove sui giornali e eh vabbè allora vuol dire che leggiamo no, quotidiani differenti eh. e si viene a dire noi non sapevamo della delibera dell'impianto di, di selezione quando in realtà se ne stava parlando da almeno un anno a questo punto bisogna comprendere se queste polemiche nuociono all'azione dell'amministrazione oppure oppure, sono oppure no avevate fatto questa polemica siete abbiamo stati... posto solo una questione che l'abbiamo la, posta per la verità per mesi Che non è possibile arrivare alla conferenza dei capigruppo e poi in consiglio comunale Senza che il tavolo politico si riunisca e si confronti nel merito dei provvedimenti e il, fatto. Sindaco, il sindaco Cascella ci ha messo un anno a convincersi che doveva riunire il tavolo <ride> politico perché lui inizialmente era convinto che dovesse relazionarsi solo con i capigruppo, perché i partiti politici per lui non esistevano. Ci ha messo un anno a convincersi. Dopodiché, su questo diciamo, eh, ci sono gli atti che cantano, il tavolo politico si è riunito pochissime volte solo in punto mortis, cioè nel momento stesso in cui noi abbiamo addirittura riunito il tavolo politico quando in Contemporanea doveva esserci il, già il Consiglio Comunale per discutere degli atti di cui dovevamo discutere. In Consiglio Tre in consiglio consigli comune. non se ne sono fatti. All'inizio ho provato per diverse volte a farlo convocare, con scarso risultato. Allora, una coalizione che ritiene di poter agire con l'urgenza, la maggior parte degli atti, gli ultimi, gli ultimi atti, sono i documenti, abbiamo fatto la convenzione del Capigruppo, i documenti non c'erano ancora. Allora, se il modus operandi è quello dell'urgenza, noi diciamo che invece dobbiamo, bisogna darsi dei tempi perché ci sia un confronto nel merito delle questioni e perché laddove la, la proposta è migliorabile lo si faccia. Mentre... E questo è il senso, no, 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 scusate, e questo è il senso. Però devo dire questo. E quindi la parola del Grazie del... ingegnere, grazie ingegnere. Eh, il, le difficoltà nel rapportarsi con l'amministrazione e, e la, la continua situazione di urgenza eh, è lamentata sin dall'inizio anche dai consiglieri maggioranza. Ma diciamo che questa è stata una costante della... Però mentre Roma eh, di discute tutta Sagunto, brucia, sì. dobbiamo eh, fare così. Solo che ogni volta si parla quando Sagunto ha eh, Sa, cominciato a per lì, eh, diciamo. lì per lì. Ci fermiamo per un minuto di pubblicità. Bene, siamo tornati in studio per continuare la nostra. Eh, trasmissioni quest'oggi incentrata sul, eh, Sulla situazione politica amministrativa di eh, Barletta eh, Dottor Damiani Io devo ammettere che eh, Nei nostri telegiornali Nei miei commenti politici Non vi ho dato tantissimo spazio Nel senso che eh, L'opposizione, il centro-sinistra In qualche modo se la faceva da sola allora, che ruolo intendete svolgere in, eh, in questa fase che penso che comunque in qualche modo si risolverà? Secondo voi sarà una, una soluzione esaustiva che eh, riuscirà a rispettare quelle che sono le motivazioni che hanno indotto all'apertura della verifica, cioè una sorta, una sorta di messa a punto a metà mandato per poter rilanciare l'azione nella seconda parte della consigliatura o saremo punte da capo? No, saremo, lo abbiamo già ribadito in tanti anche comunicati, in tante altre iniziative, saremo punte da capo perché il problema vero è oggi la coalizione di centrosinistra. Che aveva trovato in Cascella, diciamo così, un traghettatore. Avevano evitato, ricordiamolo, diciamo, le primarie, che erano primarie con i coltelli, perché si veniva da, uh, dallo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale e dell'amministrazione Maffei evitate con Cascella che dai suoi buoni proposti. Non conoscendo assolutamente la realtà barlettana, si era calato in questo ruolo come il salvatore, diciamo, di una coalizione di centrosinistra. Dopodiché lui la coalizione di centrosinistra l'ha messa in piedi e quindi è iniziata la sua avventura con i suoi proposti. Poi sono stati i movimenti interni, perché ricordiamolo anche i movimenti interni in diversi partiti hanno già portato o al trasformismo di alcuni consiglieri o comunque a alcuni soggetti. E io voglio ricordare quattro assessori o cinque se non ricordo male: sono già andati via, anzi tempo, soprattutto quelli che erano diciamo la novità, quella componente tecnica. Perché non ultima, certamente ha rassegnato le dimissioni, come le aveva rassegnate Villani, come le aveva rassegnate l'assessore Gino D'Amato, le ha riassegnate anche Giussi Caroppo. Ma non perché eh, con i soliti motivi personali, mancanza di tempo, ma perché c'era stato un attacco di una forza politica del centro-sinistra stesso a Giussi Caroppo, che era il Partito Democratico, in merito a una serie di iniziative, e quindi la, eh, la, la dottoressa Caroppo non si è sentita più diciamo, tutelata da una coalizione, dallo stesso sindaco, e si è dimessa. Due pesi e due misure, perché io voglio dimenticare che in Consiglio Comunale anche un'altra esponente della Giunta, che è l'assessore Azzurra Pelle, ha ricevuto in, una, in due sedute consecutive due voti negativi su alcuni provvedimenti, che erano famosi provvedimenti che riguardavano anche il piano urbanistico generale. In quell'occasione, lo vogliamo ricordare, ecco perché dico due pesi e due misure anche all'interno stesso della giunta, e queste sono responsabilità di Cascella stessa. In quel momento e in quel preciso istante, quando l'assessore Azzurra con un minimo, diciamo, di decenza politica, doveva prendere il microfono quella sera stessa e dimettersi lei stessa, invece no. Fu il sindaco che si dimise, e quindi fu il sindaco che chiese una verifica su se stesso. E ed è, secondo me voglio dire sbagliato, ecco perché io dico: poi, alla fine ci sono state ci sono anche pesi e misure diverse all'interno stesso della coalizione, tra persone, tra partiti. Dopodiché. È una scelta, ehm, diciamo, che, secondo me, eh, più che cascella oggi era già un accordo. Che, secondo me, la forza politica principale della coalizione, perché poi, alla fine, c'è la forza politica principale, che ha un peso specifico, non indifferenze di voti di, 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 di consiglieri. E poi ci sono una serie di partiti, diciamo, satelliti che ruotano e che sono tenuti, diciamo, nelle mani stesse del Partito Democratico. In quel momento lì, nel momento in cui c'era già e c'è. Perché anche gli esponenti dei socialisti lo dichiarano sempre che un accordo con il Partito Democratico, anche a livello nazionale, c'è già. Però in quel momento, nel momento in cui sarebbero entrati i socialisti in maggioranza, dovevano venire meno una componente storicamente in conflitto con i socialisti, che sono gli esponenti di Sinistra Unita, in questo caso gli esponenti Campese e Doronzo. Ecco dove è avvenuto e si è consumato lo strap. Noi diciamo soltanto una cosa, e l'hai detto eh, anche in premessa, che oggi. Per questa crisi che è perenne e duratura, dura già dalle precedenti legislature, quindi è una crisi proprio di centro-sinistra, una crisi programmatica. Il centro-sinistra a Barletta, lo posso diciamo ammettere anch'io da questa parte, semmai negli anni passati ha fatto anche tante cose. È stato un centro-sinistra, ma dico anche molti anni fa, che voglio dire, certamente ha governato Barletta e l'ha governata anche in un certo modo. Ma forse oggi quella spinta propulsiva l'ha persa, quindi sarebbe diciamo, auspicabile veramente fare passo eh, e quindi auspicare sì, di sicuro un cambiamento. Quindi uh, noi ci auspichiamo perché la città veramente è bloccata oggi su questa situazione, è bloccata oggi da una crisi che sembra di settimana in settimana trovare una risoluzione, invece no, e prima sono le deleghe che non vanno bene, e poi sono i cambi di delega che non vanno bene, e poi le manutenzioni non si possono toccare, e poi la questione anche vice sindaco, non vice sindaco, quindi sembrerebbe che si sia trovata la soluzione, che la delega da vice sindaco non, non sarà data a nessuno e sarà quindi il più anziano a farlo. Allora, sono tutte fibrillazioni di pochissimo conto, secondo me, che purtroppo fanno male alla città. La città oggi è bloccata, perennemente è bloccata, su questa crisi politica del centro-sinistra. Eh, ingegner Campese, è possibile, secondo lei, una ricucitura? Noi dove eravamo, ripeto, ribadisco, dove eravamo siamo. Allora... È stato sottoscritto un documento da tutte le forze politiche della coalizione che ha vinto le amministrative del 2013 e che ha consentito a Cascella di diventare sindaco, che è diventato carta straccia. Allora noi l'invito che facciamo è quello che se la coalizione riprende quel documento, non l'ultimo, dove si diceva a chiare no, lettere. Ma lei, al di là diciamo dell'ispirazione. L'ultimo è stato fatto eh, in sottoscritto. Lei diceva che avete contribuito a fare quel allora, documento. Allora riprendiamo. C'era stato un primo documento formulato dal PD che noi abbiamo emendato. Abbiamo fatto un lungo percorso di condivisione. L'abbiamo emendato e è stato firmato da tutte le forze politiche. Sì. Di quel documento oggi non c'è più traccia viene sostituito da un altro documento, se vogliamo peggiorativo del primo documento prima degli emendamenti, in cui la cultura di sinistra non esiste. Esistono i socialisti, quindi l'ingresso nella maggioranza dei socialisti alla richiesta che anche la cultura di sinistra, oltre a quella riformista cattolica e civica faceva parte della coalizione, quindi si doveva dare un riconoscimento, c'è stato il diniego, quindi lì è stata chiara l'operazione, era un documento fatto per dire bene, voi nella coalizione non ci dovete più essere, è stata una cosa proprio esplicita, siccome la politica no, non è che la facciamo da oggi, sappiamo i linguaggi, conosciamo le operazioni, quindi l'operazione diciamo, a noi risulta molto chiara. Dopodiché, siccome noi non siamo mai stati appassionati alle poltrone, non ne abbiamo mai fatto questione di poltrone, tant'è che diciamo in due anni e mezzo noi non abbiamo avuto una rappresentanza di riferimento, d'accordo? Perché quando è stata indicata diciamo, la nostra rappresentanza in giunta, la scelta l'ha operata il sindaco di fatto e comunque non aveva la maggioranza del consenso e il sostegno della maggioranza del gruppo consigliare. Quando poi eh, il vice sindaco se ne va dietro a determinate operazioni e non difende tutto il gruppo, ma si schiera in maniera aperta in questioni fuori. faziose è chiaro che è lei che si tira fuori. Dopodiché abbiamo continuato a lavorare, abbiamo continuato a partecipare alle commissioni, abbiamo prodotto atti amministrativi in linea con quelli che gli indirizzi di mandato, per cui diciamo, per quanto ci riguarda, noi abbiamo continuato a operare lealmente. Se diciamo. La questione eh, che è stata presa a pretesto per eh, estromettere sinistra unita dalla maggioranza è stato il fatto che noi abbiamo sollevato... Delle critiche, ma io ho sentito critiche ancora più pesanti dal Partito Democratico e dagli altri partiti ai tavoli politici e anche sulla stampa perché noi non siamo arrivati a ventilare diciamo, il fatto di mandare le carte alla Procura della Repubblica, non ci siamo mai permessi perché per noi la lotta politica è una cosa, la lotta delle questioni diciamo, della magistratura sono altre, le abbiamo sempre distinte. Dopodiché, se io non ho il luogo perché mi viene negato il luogo in cui andare a dire il mio punto di vista sul singolo provvedimento e mi si dice che è urgente, lo devi fare, il tempo 24 ore, 48 ore perché altrimenti scadono e si riducono i consiglieri a essere degli alza paletta in consiglio comunale a comando a scusate non è, è, è questo il mandato per cui credo gli elettori mi abbiano votato Allora, la notte, qui dobbiamo prendere il pallotto pallottoliere dalle ultime amministrative è venuta fuori eh, una maggioranza di 20 consiglieri più il sindaco. Poi voi ne avete recuperato uno dall'opposizione, proprio il suo partito. Già siete 21 più il sindaco 22. La maggioranza in consiglio comunale è di 17. Nel momento in cui non ci sono più i due di Sinistra Unita e non ci sono i due consiglieri del sindaco che si sono dichiarati indipendenti, questo non significa che anche la Campesia, diciamo, noi non ci spostiamo, la stavamo, se si rispettano le linee di mandato, noi continuiamo a votare. <coughs> Però non possiamo parlare più di consiglieri organici alla maggioranza. 22 meno 4, 18 con il sindaco. Siccome c'è il capogruppo del Partito Democratico, che sembra diciamo, critico nei confronti delle scelte che sarebbero verso le quali si andrebbe eh, da parte del sindaco e del suo eh, partito, lo cito perché comunque un paio di mal di pancia nell'ambito dell'amministrazione, diciamo, del, de, dei consiglieri, in ogni caso restano. Tant'è che la delega di vice sindaco, se non viene assegnata, come sembra, non viene assegnata per evitare... Che scatti qualcun altro. Allora, allora eh, qui stiamo facendo una verifica per rilanciare l'azione amministrativa o per stare appesi alle corde, come si dice traducendo da un termine, da una frase dialettale, come quegli alpinisti che cadono e restano appesi alla corda, eh, diciamo sullo strapiombo della roccia? Io dico che in politica vince chi sa aggiungere non sottrarre. E, eh, a me il, chi di volta in volta si traveste da mago Telma non mi piace. E, ho sentito dare per scontato che quell'operazione di ricomposizione del quadro politico delle forze istituzionali e di governo che si cercava di fare con il Partito Socialista Italiano non andrà più in porto, beato diciamo a chi Però, ha questa insomma, certezza. Sono, beh, io io avevamo invitato il Partito Socialista questa sera proprio Beato bene, a chi ha questa anche, certezza. Beh, dalle dichiarazioni Mi che pare ci pare sono che, state anche sul tavolo politico, questo. voglio dire... Mi eh, pare che... Eh, io questa certezza non ce l'ho, anzi ho la certezza allora, contraria. Però... Tradotto dal, dal politico, sul tavolo politico viene Silvestro Mezzina, caro amico, che diciamo, la voce diventa più roca quando decide di avere più autorevolezza. Tradotto dal mezzinese, i socialisti hanno detto, sentite, a fronte di una coalizione coesa noi veniamo... Evitiamo anche il piccio di quello o di quell'altro perché diciamo diamo una maggiore stabilità alla maggioranza. Facciamo un percorso anche in funzione della prossima tornata elettorale. Ma se state combinati come state combinati, noi non ci veniamo a menare in un fosso. Va bene? Questa è la sostanza del discorso dei socialisti. Per questo la domanda è: i socialisti rischiano di menarsi in un fosso? I socialisti rischiano di menarsi in un fosso come tutta la politica barlettana rischia di menarsi in un fosso. In questa situazione non ci sono colpevoli in senso assoluto. Lei assoluti. stesso non è un mostro di soddisfazione circa l'andamento diciamo, di tutta la politica. Io potrei anche verifica. non essere un mostro di soddisfazione, però quando vengo chiamato a fare il mio penso che sotto l'aspetto mm. del fatturato politico in un anno e mezzo avrei da insegnare e da dire qualche cosa più di qualcuno. Però questa non è presunzione, diciamo, mi pare essere un dato di fatto. Ma al di là di questo aspetto i socialisti rischiano di buttarsi in un fosso, la politica barlettana rischia di buttarsi in un fosso, perché è troppo facile dare lezioni quando si sta dall'altra parte e dire uno è bravo se fa questo, uno fa quell'altro, fare giudizi e valutazioni prognostiche. A me interessa sapere se ci sono delle forze politiche che hanno la capacità di condividere un programma amministrativo, che guardate qualcuno si straccia le vesti se viene stralciato cultura comunista o di sinistra, se viene aggiunto popolare o civico o quant'altro. Io vorrei dire, oggi le scelte di politica urbanistica che vengono diciamo, disciplinate nelle linee generali dalla Regione Puglia, sono di destra o sono di sinistra? Oggi se io riesco ad aggiustare un marciapiede sotto la casa della signora Maria, che lo faccia il consigliere comunale di centro-destra piuttosto che quello di centro-sinistra, ha un senso, ha un valore, allora io ritorno al ragionamento che faceva lei prima. Oggi c'è la necessità di pratiche di buon governo e il buon governo si realizza non con le discussioni fino a se stesse sterile che portano a quella broccardo diciamo latino mentre Roma discute, Sagunto brucia oggi la politica e la soddisfazione del cittadino si misura sui tempi di dare risposta io non mi voglio aggiungere al pianisteo di chi dice che tutto va male, tutto fa schifo dobbiamo fare i sacrifici i sacrifici facciamoli noi che siamo politici non chi mangia il pane a cipolla e il pane con le olive perché a stento arriva alla fine del mese io voglio invece raccontare una barletta diversa una barletta che, dopo tanti proclami, dopo tante medagliette prese senza valore, oggi può parlare di elettrodotti abbattuti. Io voglio parlare di una barletta nella quale, dopo tanta sofferenza, dopo tanto dolore, finalmente sono iniziate le opere di urbanizzazione della 167. E non mi venga a fare la polemica chi. Invece di fermare la graduatoria 37 cooperativa ha votato lo scorrimento a 60 senza porsi il problema, guardate, abbiamo fatto la più grossa bolla speculativa edilizia del Meridione d'Italia, però non ci siamo preoccupati quando abbiamo fatto costruire da 37 a 60 tutte le implicazioni anche relative alle urbanizzazioni. So che le ha fatte queste operazioni. Sto terminando, sto terminando. No. Quindi no, no, a me. Dire, che qual è so, l'amministrazione che so. l'ha fatta? Io non Secondo. sto parlando eh, no. a te. Eh, no. Se poi diciamo no. ti senti no, chiamati no, no, in casa. Non no, no. mi sullo scorrimento, eh. Vedi. Hai trovato uno d'accordo sullo scorrimento E io non ero eh. d'accordo eh. sullo ah, scorrimento, eh. per eh. esempio. Perché voglio dire, eh. è, perché è troppo facile fare populismo sì. dicendo diamo la casa a tutti senza poi porsi il problema di come la diamo a tutti la casa. E questa è una polemica che non voglio. Su cui non mi voglio fossilizzare, voglio semplicemente far comprendere. No, che se ci facciamo un giro in 167, la porto a vedere delle cooperative oltre il 37 posto che hanno già realizzato, e stanno sì. dando le case agli sì, associati rispetto sì. a cooperative dei primi posti dove ci sono inchieste pesanti. E, questo, e su dove, questo ah, siamo d'accordo. No, se poi ci spostate il campo rom, questo siamo d'accordo il campo Rom, io credo ragionevolmente che possa essere spostato però siccome sono abituato a parlare con i fatti e non con le parole diciamo, mi piacerebbe aspettare la conclusione di questa verifica amministrativa e auspicare diciamo, che a poterlo fare sia io senza diciamo, nulla togliere a, a chi eh, evidentemente pensa che potrebbero essere fatte operazioni che non vanno bene io va bene. penso che vada data la dignità una... a tutti quanti allora. quindi Dico, a me di questa verifica politica interessa molto, molto, molto poco, come credo a tutti i cittadini di Barletta. Io credo invece che occorra creare le convergenze politiche e istituzionali per far fronte a delle necessità oggettive di bisogno della città, attraverso le quali garantire un'amministrazione stabile. Per garantire dei risultati amministrativi, serve stabilità, omogeneità della coalizione e realizzazione degli impegni. Io credo che la strada sia questa, non mi piacciono i profitti di sventura, fra due anni e mezzo ci rivediamo, poi ve vedremo se no, la politica di chi strilla no, a parlare di, diciamo, tempo, di chi vincerà diciamo. le elezioni. Che se, allora, se vince chi strilla, allora, o se vince chi io. Governa. Fatemi, fatemi concludere. Eh, probabilmente eh, è auspicabile che quando questa trasmissione andrà in replica sabato pomeriggio... Eh, ci diciamo ci sia la nuova giunta se non dovesse esserci significa che siamo messi eh, piuttosto male per ciò che riguarda il discorso della stabilità resta un discorso importante perché vedete stabi un'amministrazione stabile anche con una serie di assessori cretini riesce a concretizzare più di eh, un'amministrazione instabile con degli assessori geni la stabilità diventa eh, importante, anche se stabilità non significa poi, diciamo, diventare un gregge che segue eh, le istanze del capo, come pure accade in qualche comune del nostro territorio. Eh, bene, ci fermiamo qui, grazie all'ingegner Campese, grazie, grazie al dottor Damiani, grazie, grazie all'avvocato eh, la, la notte grazie ai telespettatori che ci hanno seguito con la consueta cortesia attenzione a tutti.